Siamo abituati da quasi un quarto di secolo alla cronaca a orologeria sotto elezioni. Cosa succede? Non ve lo devo spiegare perché me lo potreste raccontare voi a me. E cioè prima delle elezioni, in coincidenza con le elezioni, che siano nazionali, che siano amministrative, locali, che siano elezioni per il sindaco, c'è lo scandalo, il grande intervento delle procure. Allora, è diventata in Italia una consuetudine, un callo, tant'è che oggi ha perso efficacia e ha perso anche credibilità. Forse gli stessi procuratori sanno che le inchieste vanno aperte dopo le elezioni, perché se le apri prima in realtà non ci crede nessuno. È rimasto solo un procuratore in Italia che fa retate di 300-400 persone per poi rimetterle in libertà, però beato lui che ancora gli credono, ma in generale gli italiani ci credono poco. Allora questa volta arriva una novità, la stessa precisa identica commedia, che poi non è tanto una commedia, viene inscenata dagli americani, dai servizi segreti americani, intelligence, dicono l'intelligence di Biden, che poi uno chissà che pensa l'intelligence di Biden, ha lanciato questa notizia, 300 milioni a politici di 20 paesi. A parte che 300 milioni, se fosse vero, per 20 paesi sono 15 milioni a paese, che se poi fosse più di un partito sono 3 milioni meno di una sottoscrizione elettorale. Ma è stata lanciata come una bomba, la bomba delle elezioni. Ieri è venuto fuori questo rapporto che risale, pensate, negli Stati Uniti al 2017 e riguardava l'ingerenza eventuale dei russi nella campagna di Trump. Ma perché è stato lanciato adesso? Perché ci sono le elezioni il 25. E da chi è stato lanciato? È stato fatto trapelare dall'intelligence americana, non si dice chi, come, quando, dove, nulla. Però si fa conto che i grandi giornali italiani, completamente asserviti alle veline che sono partite adesso in maniera massiccia in tempo di guerra e che continuano su queste cose, lo faranno. E difatti Corriere, Repubblica e Stampa l'hanno messo come titolo di prima pagina. Perché? Hanno delle prove? Niente. Però si sospetta e si dice attenzione a chi votate. Allora io dico, questa è una bufala preelettorale, però vi avverto, da qui al 25 settembre ce ne saranno altre, molte altre. Questa volta qualcuna avrà il crisma, il marchio, il timbro internazionale. E per questo dobbiamo credere di più? Assolutamente no. Né se viene dall'intelligence americana, né se viene dall'intelligence britannica, né se viene dall'intelligence ucraina. Queste intelligence non sono sintonizzate sulla nostra intelligenza. La nostra intelligenza è cresciuta, è maturata, si è formata sulle procure che sono molto più rozze, molto più efficaci, che per una ventina d'anni hanno fatto da padroni in Italia. Oggi forse non più. Ed è per questo che si ricorre al supporto dell'intelligence straniera e dei 300 misteriosi milioni divisi in 20 paesi, chissà dove, chissà quando, chissà come, con una pressione dei giornali che magari domani sparisce, ma intanto è servita a fare questo rumore, la bomba carta, la bomba di carta. Ci fermiamo qua.